Rizza Stolvis, ragazzi, benvenuti qui in questo mio primo video, in questa mia prima teoria. Per cominciare vi faccio subito una piccola presentazione su un personaggio che ci servirà da subito. Allora, Kinvara è una pretessa rossa di Meereen che incontriamo nella sesta stagione nel quinto episodio. Avviene questo dialogo tra Varys, Kinvara e Tyrion, dove la pretessa appunto racconta a Varys la sua storia, poi gli pone la domanda se dal fuoco sentiva dei sussurri, delle voci dal fuoco che gli aveva bruciato le parti genitali maschili. Allora, io ho interpretato chiaramente che lei sottintendesse che le voci venissero dal fuoco, chiaramente, e che potessero essere di Lor, il dio rosso, dato che lei è una pretessa rossa. Sappiamo anche che c'è un potere immenso nel sangue di re e nei sacrifici fatti a lui. Analogamente, se lui ha sentito dei sussurri, come lei afferma, questo potrebbe essere un argomento che confermerebbe il suo sangue reale, il suo sangue di re. Lo sappiamo bene dai libri che lui è stato usato per magie di sangue, no? Da questo stregone che lo ha comprato, no? E ci sono anche indizi vaghi sul fatto che Varys potesse essere un Targaryen o un Blackfyre. Infatti ci sono molte teorie riguardo a questo. E comunque, riprendendo il discorso di prima, credo che visto che Kinvara sia un'esclusiva della serie, aiuti a confermare anche questa teoria che potrebbe aver senso. Quindi vorrei riportarmi un attimo agli indizi che ci lasciano pensare che Varys possa essere appunto un valiriano o con le origini valiriane. Sappiamo che la pretessa si è interessata al passato del personaggio, perché sappiamo che lei arriva lì e senza che gli dica niente incomincia a raccontare la storia della sua infanzia. Infatti noi il racconto di lei, cioè dell'infanzia, del sacrificio fatto dallo stregone, lo scopriamo grazie a lei che lo sa. Per cui lei è molto interessata al passato del personaggio, tutte le cose che lei sa di lui. Per cui ci sono molte cose che sappiamo grazie agli occhi di Kinvara, grazie ai suoi poteri, però ci sono comunque molte cose che non sappiamo. Ora riassumiamo un attimo le cose che sappiamo di lui. Varys è un ragazzo, lui dice di essere nato schiavo a Lys, cresciuto ad Essos, quindi, no? Di essere stato venduto a una compagnia itinerante di attori attiva nelle città libere, tipo vecchia città anche, occasionalmente ad approdo del re, fra le quali si muove su di una piccola cocca di proprietà del padrone della compagnia. Durante il loro soggiorno a Myr, un uomo offre una cospicua somma di denaro per acquistare Varys, sufficientemente allettante da convincere il suo padrone, e in seguito l'uomo somministra a Varys una pozione che gli impedisce di muoversi e di parlare, senza però offuscare i suoi sensi, per poi tagliare la base della sua virilità e bruciarla in un braciere come parte di un rituale di magia del sangue, no? Quello che dicevamo prima riguardo alla voce che sentiva dalle fiamme. A questo punto vorrei fare un piccolo passo indietro di 100 anni e passare a tre altri racconti brevi delle avventure di Duncan Degg, sempre di George R. R. Martin, ma conosciamo un carattere che si chiama Egg. Egg sappiamo che si rasa i capelli a zero. Più tardi scopriamo che Egg in realtà però è un principe Targaryen che si rasa per nascondere le sue caratteristiche valiriane, principalmente i capelli argentati, mentre era lontano dalla sua famiglia a viaggiare per Westeros. Questa potrebbe essere un'analogia interessante, dato che anche Varys si rasa i capelli, questo magari per nascondere i suoi tratti specifici valiriani. Ma qui è che entra in gioco il suo sangue di re, perché come dicevamo prima, se lui ha sentito dei sussurri dal fuoco, cosa che sappiamo, afferma proprio di aver sentito questi sussurri, siamo quasi certi che si trattasse comunque di sangue di re. E ciò fa comunque pensare che sia un discendente dalla linea Targaryen, sempre se la mia teoria sta in piedi, o direttamente oppure tramite Blackfyre. Sappiamo che Varys, una volta arrivato a Westeros, dopo aver raggiunto l'obiettivo con le sue conoscenze e i suoi Little Birds, ha sempre consigliato sovrani, ha sempre saputo di tutti i segreti della Fortezza Rossa, cosa un po' inusuale, e conosce tutti quelli che l'abitano tuttora. Ora, sono sicuro che altri avessero avuto altri consiglieri che sapevano molti segreti, ma credo sia impossibile che sapessero di tutti i passaggi dei segreti del castello. Infatti, nel libro Il Trono di Spade viene detto che Aegon il Conquistatore commissionò la costruzione della Fortezza Rossa, suo figlio Maegor il Crudele la vide completata. Dopodiché fece uccidere tutti i muratori, architetti, costruttori che ci lavorarono. Si promise che solo il sangue di Drago avrebbe potuto sapere i segreti della Fortezza Rossa. Ciò potrebbe anche confermare che Varys potrebbe essere un discendente Targaryen. Perciò, diciamocelo, lui sa tutto, quindi.
la cosa potrebbe stare in piedi. Oppure potrebbe anche essere che semplicemente qualche suo spia, qualche suo little bird, scoprisse questi passaggi segreti e glieli avesse riferiti. Però a questo punto non sarei qui a fare questa teoria, no? Se fosse veramente così, sarebbe veramente figo. Allora, questa teoria confermerebbe anche la motivazione di Varys riguardo al fatto che gli continui a servire il regno, o almeno così dice, anche se non ha nessuna particolare connessione familiare con Westeros o a corte in generale. E mi sembra che non abbia qualche causa comune con il popolino o con i nobili di Westeros. E non mi sembra neanche che gli interessino gli avvenimenti a nord della barriera. Strani, cioè non sentiamo mai lui fare dei riferimenti o citazioni tipo Winter is Coming o robe di questo genere. Allora, la domanda che ci poniamo è: ma perché lavora così aspramente, duramente per salvare e proteggere il suo regno? Nei libri egli lavora con Griff, il ragazzo che afferma di essere Aegon, figlio di Rhaegar. Ciò potrebbe essere collegato anche appunto con le due nobili casate, perché lui poteva essere un Blackfyre o un Targaryen, e credo che se provenisse Varys da una di queste due casate, proviene dai Blackfyre, a mio avviso. Perché? Analizziamo un attimo la situazione. Varys è cresciuto ad Essos, dove i Blackfyre si sono ritirati dopo le loro fallite ribellioni. E, diciamo, se fosse un Targaryen, sarebbe molto più difficile nascondere la sua identità, visto che quando ancora la linea di successione Targaryen aveva il potere come sovrani a Westeros, il popolo conosceva tutti i segreti, i membri della famiglia reale. Quindi avrebbero saputo, dopo la ribellione di Robert, che vi era un altro Targaryen in giro. E se fosse tornato a Westeros, qualcuno l'avrebbe riconosciuto. Molte persone credono anche che Illyrio Mopatis e appunto Griff di prima siano dei Blackfyre. E Varys è stato molto in confidenza con queste due persone in varie situazioni, soprattutto nei libri lo si nota questo rapporto. Un altro argomento: Varys servì il Re Folle, ok? Egli lo aiutò a distruggerlo proprio, continuando a passare informazioni vere, ma che continuavano renderlo sempre più pazzo, perché sappiamo che il Re Folle diceva che sentiva dei sussurri e quindi lui impazziva sempre di più, no? Già era una persona paranoica, ma di peggio in peggio in peggio. Per cui non credo che Varys abbia aiutato molto a sconfiggere questa pazzia del Re Folle. Forse lo fece anche perché aveva degli interessi, come mettere un Blackfyre sul trono. Però sappiamo che alla fine non ci riuscì e possiede comunque sangue di drago se lui fosse veramente un Blackfyre. E qui entra in gioco un'altra cosa. Entra in gioco il fatto che lui adesso si è messo ad aiutare Daenerys. E ciò cosa comporta? Comporta che se non può mettere un Blackfyre sul trono, allora tanto vale metterci un Targaryen, giusto? Sicuramente meglio un Targaryen che un Lannister o un Baratheon, ok? Sappiamo anche che aiuta Daenerys, consiglia. Quindi cosa vorrebbe dire? Vuol dire che la storia potrebbe sottolineare che lei è il corrente, che in lui scorre sangue di drago, almeno se questa teoria è plausibile. Notiamo un certo nervosismo in lui quando tutta la scena del dialogo tra la pretessa rossa e Tyrion accade. E credo che i poteri degli incantesimi di sangue sono più forti ora che Kimbara sa delle sue vene scorre sangue di re. Kimbara sicuramente crede che Daenerys sia il principe promesso della profezia di Azor Ahai, e quindi magari Varys potrebbe essere usato come sacrificio al dio, proprio perché ha questo sangue nobile e potente. E infatti Daenerys mette molta fiducia nelle sue azioni. E a questo punto sappiamo molte cose grazie a Kimbara, ma ci sono sempre comunque molte cose che non sappiamo. E lei dice: anche se sei un amico di Daenerys, allora non hai nulla da temere. Magari, questo è inteso, se lui deve sacrificarsi, non deve vederlo come una cosa negativa, anche perché aiuterebbe Daenerys a conquistare il trono. Bene ragazzi, questa era un po' la mia teoria su Varys, che è accaduta dopo l'episodio quinto della stagione 6. Mi ci è voluto un po' per pensare, per ragionare, per trovare materiale su internet, ma alla fine ho cercato un po' queste argomentazioni. Quindi, se vi è piaciuto il video, mettete like, commentate se vi è piaciuto, cosa credete che sia giusto, plausibile, vero, sbagliato. E diciamocelo, se Varys fosse veramente un Blackfyre, sarebbe una cosa epica. Ci vediamo al prossimo video.